È stata un'udienza drammatica quella che si è tenuta oggi nel Tribunale di Tempio Pausania, che vede come imputati del reato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa Ciro Grillo, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capita, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Un episodio avvenuto la notte del 16 luglio 2019 a Porto Cervo, nella villa della famiglia Grillo. Oggi infatti ha deposto la testa chiave del processo l'amica della studentessa italo-norvegese vittima della violenza. La ragazza ha raccontato ai giudici quanto accaduto la sera in cui si sarebbe verificata la violenza di gruppo. Presente nel Palazzo di Giustizia anche la studentessa italo-norvegese, che però non è stata ammessa in aula al momento della deposizione. In precedenza la Corte aveva respinto tutte le eccezioni dei legali della difesa. Queste le parole di Giulia Bongiorno, legale della vittima della violenza. Ma un'udienza a tratti direi drammatica, perché per la prima volta abbiamo avuto la ricostruzione dalla viva voce di una delle protagoniste di quello che è accaduto. Direi drammatica proprio perché per la prima volta il Tribunale ha potuto vedere e non leggere sui giornali il dolore, la sofferenza di queste ragazze. Ovviamente oggi non era sentita la mia assistita, ma di fatto il testimone chiave è proprio questa ragazza che è stata particolarmente, credo, efficace, lucida, ma che ora ha dovuto interrompere perché ovviamente l'emotività è tanta, quindi si è commossa, come è naturale, ha parlato anche dello suo sconvolgimento di vita, però insomma credo che abbia messo una pietra importante sulla ricostruzione, una pietra angolare direi. Ma si è commossa davanti a una reazione particolare, Quando precisa? ricostruiva quello che provava adesso.